Sì, grazie dell'invito, ovviamente. Io sono onorata di appunto partecipare a questo incontro, anche perché a breve la mia associazione sarà, mi auguro, membro del CONALMAL. E sono 2 anni che collaboriamo con il CONALMAL e riteniamo, insomma, che questo sia assolutamente fruttuoso. Allora, veniamo a Terracina. Terracina, intanto, è una delle 5 città costiere del Lazio più importanti, un litorale molto lungo, circa 12 km, e una settantina di stabilimenti balneari. Quindi parliamo di una realtà economica molto importante, ma anche una realtà assolutamente dal punto di vista naturalistico altrettanto importante. Infatti qui, come anche sottolineavano molti degli interventi prima di me, c'è il primo clash, no? Tra chi vuole salvaguardare ovviamente il bene spiaggia dal punto di vista sia del suo essere bene pubblico che dal punto di vista del suo essere bene naturale, quindi facente parte del capitale naturale, e chi vuole in qualche misura anche giustamente farne una risorsa economica. E qui c'è un problema, nel senso che noi, per esempio, per quanto riguarda il piano di utilizzazione di Arenili, chiaramente ci troviamo in presenza di un comune, nel caso nostro, che appunto è stato inadempiente per anni nella pianificazione, che oggi si trova a dover già in ritardo, ovviamente, o pianificare, perché ormai il piano di utilizzazione di Arenili regionale è stato approvato il luglio scorso. E però anche qui mancano le regole, manca la possibilità di partecipare a tavoli di copianificazione. Quindi noi ci troviamo spesso come portatori di interesse diffuso a non essere chiamati ai tavoli, a dover pretendere, a chiedere appunto la nostra presenza, ma spesso e volentieri neanche la regione riesce a, diciamo, con la moral suasion, a convincere il comune, che è il bonus ovviamente territoriale per quanto riguarda tutta questa pianificazione. Ed è proprio qui, secondo me, il grave problema. In più, Terracina è uno dei 5 comuni che non rispetta il regolamento regionale 2015 sul 50% delle spiagge libere. Ma anche qui i calcoli nostri, diciamo, come Legambiente, riportati nei dossier spiagge, e i calcoli invece della Regione Lazio appunto affermano che siamo ovviamente non ottemperanti. I calcoli dell'ufficio demanio del comune di Terracina invece affermano il contrario. Anche qui abbiamo aperto diciamo, un piccolo contenzioso in Regione per cercare di arrivare ad un'unica interpretazione. È chiaro che se si supera il 50% le concessioni non possono essere. Ovvio che con la sentenza del 9 novembre tutto viene ovviamente, ritorna, diciamo, ad essere una opportunità anche per noi che guardiamo l'aspetto della tutela attiva del territorio. Legambiente non si è mai contraddistinta come appunto con un rigorismo naturalistico a senso unico, ma noi siamo sempre stati per una tutela attiva. Ma il problema è proprio questo: che vuol dire tutela attiva? Vuol dire che chi ha in carico queste concessioni, peraltro, parentesi, faccio riferimento a quello che diceva l'avvocato Biagini sulla supplenza della magistratura, cioè noi abbiamo per esempio come Terracina una segnalazione fatta appunto all'antitrust. Terracina aveva prorogato ove legis di 5 anni, questa proroga ovviamente non è stata gradita, ma chi è che lo ha detto? Chi è che lo ha affermato? Una segnalazione dell'antitrust, prima che arrivasse chiaramente la sentenza del 9 novembre. E quello che è, diciamo, che vorrei portare come esempio di proposta, e anche alla luce di una grande collaborazione che noi abbiamo portato avanti con il Circolo Legambiente, con la Capitaneria di Porto, con la Guardia Costiera, che in questi 2 anni, a 2 o 3 anni, diciamo, ha fatto un'azione estremamente rilevante sul nostro territorio, al punto che Legambiente ha insignito la comandante, la tenente di Vascello Emilia Denaro, e tutta la squadra della Capitaneria di Porto di Terracina del Premio Ambiente Legalità. Per noi è stata, diciamo, fondamentale la presenza di un ente di
controllo e di repressione, ma nel momento degli abusi, soprattutto appunto abusi in ambito demaniale, è stato sinceramente molto importante. Quindi la proposta, che anche per venire incontro a quello che è il tema e l'oggetto, no, dell'attività di oggi, io quello che direi è prima di tutto scrivere a caratteri dubitali che le associazioni portatori di interesse diffuso che sul territorio sono presenti e hanno, diciamo, un interesse primario a difendere il proprio ambiente naturale e anche a sviluppare in maniera sostenibile l'economia, devono essere presenti nelle fasi di pianificazione. Questo non è attualmente, e questo è importante. La seconda cosa è dal punto di vista dei bandi, cercare quanto più possibile di tutelare ovviamente quelli che io considero e chiamo adesso mi dispiace che il magistrato autorevolissimo Sabella sia andato via, è un mito per me, ma quello che io chiamo appunto i balneari onesti, le devi cercare questi balneari onesti, perché in questo momento chiaramente noi sappiamo che non sempre diciamo è tutto trasparente, no? Dal punto di vista della gestione delle concessioni, e noi ne abbiamo avuto a Terracina più di un esempio, visto che c'è una, diciamo, importante indagine in corso che è tuttora attiva diciamo, vede diverse influenze, diverse situazioni, diciamo, poco chiare. E tornando ai bandi, dico, i bandi sono importanti, ma bisogna scriverli in maniera molto molto chiara, cioè va tutelata ovviamente la storicità, per esempio, di un'attività, ma va anche incrementato in maniera seria e concreta tutte quelle pratiche di sostenibilità ambientale, perché altrimenti ritorniamo a, diciamo, al nulla. Così come io sono d'accordo anche con Danilo quando afferma che va fatta un ripensamento completo, cioè la concessione è un'eccezione, non è il, diciamo, il verbo da declinare necessariamente sulle nostre spiagge. E per fare questo però una legge di riordino seria, diciamo, delle concessioni non può prescindere, e questo l'hanno detto prima di me molto più autorevoli colleghi, non può prescindere da una legge di riordino del demanio marittimo completo, cioè il demanio come bene pubblico. Ora, credo che appunto l'avvocato Biagini, quando faceva riferimento alla legge che prima dell'approccio a delega e su delega alle regioni e ai comuni, era, diciamo, la capitaneria di porto e la guardia costiera ad avere, diciamo, il controllo del bene demaniale, ma al di là adesso del corpo o della modalità, è importante che ritorni ad essere un bene nazionale. Io non voglio tornare a discutere con il comune, che ovviamente fa del rilascio delle concessioni anche uno strumento di lotta politica, di competizione elettorale, perché se io lascio in mano ai comuni totalmente la possibilità di erogare anche dal punto di vista della regione, perché la regione opera con un meccanismo della tutela, l'abbiamo visto già in altri campi, nel campo urbanistico, noi ci scontriamo costantemente con il principio della subdelega, anche perché è una subdelega cieca, cioè non controllata, e quindi chiaramente questo va rivisto in una legge di riordino molto articolata. È chiaro che il passo falso che è stato fatto ultimamente di chiamare soltanto le istituzioni di categoria non va assolutamente nella direzione che noi diciamo che noi possiamo spiegare. E ritorno, chiudo sul discorso degli ambiti e facendo un riferimento proprio a Terracina. Allora, noi abbiamo il 45% di spiaggia libera, ma poi siamo andati noi come circolo ad analizzare questo 45%, no? Che comunque è inferiore alla legge regionale, al regolamento regionale. Siamo andati a vedere dove sono posizionate queste spiagge libere e scopriamo cose molto brutte, cioè sono posizionate quasi tutte davanti ai residence che vanno sostanzialmente fino a San Felice Circe.
liceo. Ora è evidente che se io ho un residence dove ho i cancelli d'ingresso, magari mi lasciano un pezzettino aperto per far vedere che, però mi è difficile raggiungere queste spiagge libere, e quando arrivo trovo tutta l'attrezzatura balneare già preposizionata dai proprietari del residence, quella per me non è una spiaggia libera. Allora, è chiaro che se io ho una capitaneria di porto togli un attimo? No, ti dovrei pregare di chiudere perché abbiamo ancora qualche intervento. È importante anche ragionare in termini di ambiti. Scusate se mi sono dilungata, ringrazio ancora tutti e vi saluto.